La musica ti entra dentro e fa ballare la vita. Ogni ritmo, ogni suono entra in risonanza col corpo e lo muove in un certo suo modo particolare. L'ascolto della musica non riguarda solo l'orecchio. Tutte le cellule del corpo ne sono coinvolte, vibrano, respirano, in dialogo col tempo e lo spazio del suono. In questo non c'è musica classica o tradizionale che non possa essere ascoltata con il cuore e compresa profondamente nel corpo, anche quando proviene da una cultura molto lontana dalla nostra. In primavera abbiamo esplorato generi diversi, comunque nell'ampio contesto della musica leggera. Per la rassegna d'autunno abbiamo pensato a un viaggio attraverso terre e culture musicali diverse, cercando il filo rosso che in qualche modo le potesse connettere. Io sogno uno strano, anzi sconsiglioso, come tutti i poeti, con lo senso di incaruso. Non tengo furbizia e nemmeno malignità. Chiacciono il pennello, appena foglia di un ramo, appena stiglia, cascitica di un cielo. Appena stiglia, cascitica di un cielo. Ora generosa, gentile linea. I tre artisti invitati a partecipare, Alfio Antico, Pechman Tadayon e Gabriel Aguilera, hanno origini diversissime. Sicilia, Iran, Cile. Tutti e tre lasciano da giovani i luoghi di origine e costruiscono in Italia la loro identità artistica. Sono anche costruttori degli strumenti che suonano. Attingono a tradizioni poetiche e musicali antiche, ma sono ben radicati nella contemporaneità. Portano la musica tradizionale a livelli alti di qualità esecutiva e interpretativa. Diversità che separano, comunanze che connettono, questo è un tema caro a noi dell'Associazione Chinesfera. La musica offre un ottimo terreno di incontro, favorevole allo sviluppo del senso di comunità e allo scambio intergenerazionale. Casa di Nova Lemura è la location ideale per creare un hub musicale interculturale stabile nel nostro territorio. In un anno, per Fermenti Sonori, abbiamo realizzato due rassegne di tre concerti ciascuna e due workshop abbinati a due degli eventi musicali. E a fine anno, un concerto di musica classica. Abbiamo accolto un pubblico vasto ed eterogeneo che ha espresso un alto gradimento non solo nei confronti della musica e dei musicisti, ma anche per il carattere degli eventi a cui hanno partecipato. Abbiamo inoltre intessuto rapporti di stima e di amicizia con artiste e artisti. A ottobre abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi che ha compreso e apprezzato i nostri obiettivi, li ha condivisi contribuendo materialmente, dandoci così il supporto per programmare Fermenti Sonori 2024 e garantire continuità e stabilità al progetto.